È stato il Clap Museum ad ospitare a Pescara la seconda edizione del Festival della Comunicazione Creativa e per una edizione dedicata al linguaggio del fumetto, location migliore non era possibile immaginare. La manifestazione ideata e organizzata dalla giornalista Emanuela Costantini ogni anno propone incontri e laboratori su temi legati al linguaggio della comunicazione e alla creatività. D'obbligo al Clap Museum, tra l'altro, una speciale visita guidata alle mostre di Mattioli e Pazienza, oltre alla mostra temporanea I mille volti di una storia. Com'è nato questo festival? L'idea è partita dal fatto che a Pescara mancava un festival di questo tipo nel quale si parlasse di comunicazione, ma di genere creativo. Quello che ho voluto fare dalla prima edizione è proprio andare a sviluppare linguaggi artistici e quindi vedere dove l'espressione artistica potesse riuscire a comunicare meglio. L'anno scorso abbiamo parlato del sogno, e il tema proprio era dal sogno al segno, e quest'anno il nostro segno è il linguaggio del fumetto, un linguaggio trasversale che unisce tutti e che è facile da capire. Cos'è la comunicazione creativa? È la comunicazione declinata verso tutte quelle professioni artistiche, che può essere quindi la comunicazione fatta nel fumetto, la comunicazione fatta per la pubblicità, la scrittura creativa e comunicazione di tipo creativo. E in ogni caso anche nella relazione quotidiana possiamo essere più creativi comunicando. Chi sono stati i relatori in questi due giorni a Pescara? Di cosa hanno parlato? Allora, venerdì pomeriggio abbiamo avuto Tauro, ovvero Antonio Silvestri, che ha parlato della sceneggiatura del fumetto. E poi Chiara Caricola, che ha spiegato come illustrare una storia. E dato che hanno lavorato a quattro mani ad una pubblicazione, Claire e Malou, hanno anche spiegato come funziona lavorare in questo mondo e soprattutto come funziona il mercato francese. Sabato mattina, come l'anno scorso, abbiamo mantenuto l'appuntamento con i laboratori creativi, sia di scrittura che in questo caso di fumetto, e il pomeriggio c'è stato Vincenzo Cucca, che è un bravissimo disegnatore che ha lavorato anche per la Disney e per la Marvel, che ci ha parlato proprio delle differenze tra il genere del fumetto americano e quello francese. Poi Alessia Fattore ha spiegato come in realtà si riesce ad apprendere a disegnare. Lei è insegnante è docente di fumetto alla Scuola Internazionale Comics di Pescara. E infine Fabrizio Pluck di Nicola ha presentato il suo ultimo libro, In Rambo We Trust, che è la sua prima opera da artista completo. Lei è stato relatore della giornata iniziale di questo festival. Quale tema ha affrontato e cosa ha raccontato agli uditori? Allora, io sono sceneggiatore di fumetti e sono anche un cartoonist, nel senso che scrivo e ogni tanto mi rimetto anche sul tavolo da disegno. In questo festival della comunicazione creativa ho raccontato qual è il mio mestiere, come io lavoro per creare un fumetto e soprattutto come mi rapporto con i colleghi disegnatori e parallelamente qual è il mio lavoro anche in solitario, quando io devo per i giornali con cui collaboro creare una strip humor. Questa è la città dove ha vissuto Andrea Pazienza per un certo periodo e ha lasciato il segno. Pescara può diventare un punto di riferimento per questo settore artistico e comunicativo e quali altre realtà ci sono in Italia? Allora, intanto grazie per il paragone, perché ovviamente Andrea Pazienza è un faro, è qualcosa di storico ovviamente per il fumetto italiano. Pescara, sì, Pescara è sicuramente un ottimo sia approdo sia punto di partenza per chi vuole fare questo mestiere, grazie alla presenza di scuole di fumetto, qui c'è stata la partnership della Scuola Internazionale di Comics che ha patrocinato il festival.
e che lo consiglio perché fare comunque una scuola, perché uno vuole farlo diventare un mestiere, è consigliabilissimo. E ovviamente parallelamente a questo festival io consiglio a chi è curioso, chi vuole fare i primi approcci di questo mestiere, di frequentare le fiere di fumetto, che ora molte vertono al pop, però ci sono tante fiere di fumetto, Lucca, Napoli, Roma, l'ARF, che ovviamente ti fanno vedere il fumetto e questo mestiere anche dal dietro le quinte. Quando ha cominciato a fare fumetto e soprattutto si vive di fumetto? Allora, io ho iniziato prestissimo come autore satirico, poi nel fumetto sono entrato un pochino tardi, se poi ci fosse veramente un'età per iniziare, ero già un over 30 comunque. E, allora, invece per campare, per vivere del mestiere di fumetto non è così facile in Italia, perché è sicuramente il fattore del circuito libraio che ti porta a dover produrre, diciamo, il best seller, non è così facile, ma parallelamente ovviamente ci sono i fumetti che sono quelli famosi da edicola, quindi Bonelli o Disney, che ti permettono un lavoro più continuativo e quindi più sicuro. Ciò non toglie che ovviamente creare un fumetto proprio, se creato bene, soprattutto se il pubblico è sempre onesto, si fidelizza, ti permette comunque di farlo diventare un mestiere a 360 gradi. Insomma, si può fare. Si può fare sicuramente con dedizione, quello è sicuro. Come tutto. Come qualunque mestiere. Infatti d'altronde parliamo di fumetto non soltanto come visione artistica, ma abbiamo visto come visione lavorativa.